Ciao, qui è Max di Unirotarologia con una piccola stesa che ho fatto oggi pensando ad una persona che recentemente ha cambiato atteggiamento. Credo abbia cambiato atteggiamento non solo nei miei confronti, ma più in generale della vita. Comunque sia, per fugare ogni dubbio, ho interrogato i miei tarocchi ed ecco la risposta che ne è derivata. Ciò che mi colpisce sempre, ciò a cui presto attenzione quando faccio questi tiraggi, sono le ricorrenze, le ridondanze. Notiamo allora come vi sia in effetti una ricorrenza di assi, due assi. E allora questo aspetto, a mio avviso, può essere riconducibile a un tema di unità, di integrità. In altro modo, questa persona sta riponendo le basi di sé, sta ricercando il suo nucleo primordiale, la sua integrità, la sua unità iniziale. Qualcosa evidentemente in questo periodo l'ha disintegrata e ha bisogno di ricostituirsi. Sapete, il tema dell'asso, che poi ci riporta al bagatto, pone in luce il tema dell'andare in pezzi, del sentirsi disintegrati, così come tutti quei pezzettini che il bagatto ha sul proprio tavolo. E quindi l'asso è un invito a ritrovare il proprio seme iniziale. Andando più in dettaglio, osserviamo questo re di spade che ci può indurre a pensare che questa persona abbia al momento un problema legato all'atteggiamento cosciente di tipo pensiero, una persona immersa nei propri pensieri, nei propri ragionamenti. Un conflitto, tra l'altro, che si evidenzia con questo contrasto rispetto all'asso di coppe. Cosa intendo dire? Un conflitto tra il pensiero e il sentimento di questa persona. Questo re sembra osservare infatti il proprio cuore, cerca di sondarlo in profondità. Qualche evento deve essere accaduto che ha spaccato questa persona rispetto alle ragioni della mente, dell'intelletto, il re di spade, e le ragioni del cuore. Tuttavia, con questo asso di bastoni che sembra avvicinarsi in modo aggressivo, quasi irruento, a turbare questo lavoro introspettivo, dicevo, sembra essere quasi un elemento estraneo. Cioè una nuova idea che si è introdotta nell'interiorità di questa persona. Un'idea che può essere anche spiacevole, una nuova visione estranea rispetto al proprio mondo, rispetto al proprio nucleo sentimentale. Quindi un qualcosa che è andato a turbare la persona, che già aveva il suo bel lavoro da fare. Ripeto, cercare di conciliare le ragioni del cuore con quello della mente. Ma essendoci stato questo elemento esterno, il lavoro è andato peggiorato, peggiorando, il lavoro interiore intendo. L'acqua della coppa bolle, ribolle a seguito del calore espresso da questo bastone fiammeggiante. Quindi, cosa posso concludere in definitiva? Non posso attualmente fare molto in relazione a questa persona, se non provare a capire o se volete a sezionare, e questo è un altro invito che mi offre il re di spade, se lo interpreto come me nella stesa, no? Cioè un invito a far sì che questa persona separi ciò che è proprio del suo vissuto emozionale, di ciò che è la persona nel suo profondo, del proprio cuore, e ciò che invece le è stato quasi inserito forzosamente dall'esterno. Può essere una persona che l'abbia introdotta, non so, a nuovi modi di vedere la vita, a nuovi modi di intendere anche le amicizie, no? Bene, questo è quanto, grazie per avermi seguito. Mettete sempre like ai miei video, così mi incoraggiate a fare
tanti altri video belli come questi. Gran bellezza proprio.